Ormai fatta per Verdi al Napoli, operazione da 25 milioni al Bologna più 5 milioni al Milan che ha il 5% di opzione sul cartellino del giocatore. Simone Verdi giocherà nel Napoli la prossima stagione. Aveva già detto di no al Napoli a gennaio, ha spiegato in una intervista recente che non era un no al Napoli, non era un no alla città di Napoli, non era un no a Sarri, con il quale ha già lavorato ad Empoli, era un sì al Bologna. Professionista serio, secondo me da questo punto di vista ho già avuto modo di dimostrare il mio apprezzamento per questa sua scelta difficile di rimanere al Bologna fino alla fine della stagione per poi ragionare di mercato dall'inizio della stagione successiva, cioè questa. Una scelta difficile perché è molto facile dire di sì ad una grande squadra come il Napoli rispetto al Bologna, almeno per obiettivi sportivi dichiarati, cioè il Napoli puntava allo scudetto e il Bologna alla salvezza, e invece lui ha fatto la scelta più difficile, che è stata quella comunque di rimanere per finire, diciamo, il suo progetto, che era di quella stagione, appunto della stagione scorsa, quindi di rimanere legato al Bologna. Verdi al Napoli e mi dispiace, da tifoso juventino, mi dispiace molto perché Verdi mi piace tantissimo e mi sarebbe piaciuto vederlo legato alla Juventus. Mi rendo conto che in questo momento sarebbe stato quasi impossibile per la Juve prenderlo perché la Juventus ha altri obiettivi e sinceramente un altro giocatore d'attacco di quel livello da mettere in panchina con lo stesso Bernardeschi che già non è ancora diventato titolare sarebbe stato un errore, sarebbe stato qualcosa di impossibile da vedere. Quindi inevitabile che Verdi non arrivasse alla Juve, va al Napoli e secondo me è un grande acquisto. Si parla in realtà per quanto riguarda la Juventus di Federico Chiesa. Si parla di Politano per l'Inter, per la Juve si parla di Federico Chiesa e in questo video voglio farvi proprio un parallelo tra questi magnifici quattro, i magnifici quattro trequartisti destri giovani italiani della Serie A, cioè Federico Chiesa, Simone Verdi, Matteo Politano e Federico Bernardeschi. Un breve parallelo tra i quattro per farvi vedere chi sono in realtà i più forti, chi è il più forte, almeno numeri alla mano. Per quanto mi riguarda, per quella che è la mia preferenza, io preferisco, al di là di Bernardeschi, preferisco Verdi. Chiesa non mi piace. Quindi spero che la Juve non vada a prendere Chiesa. Si parla addirittura di 50-60 milioni per Chiesa, ma come dicevo poco fa, in realtà non c'è bisogno di quel tipo di giocatore da parte della Juventus e non c'è neanche spazio in rosa per inserirlo. Quindi probabilmente non sarà un'operazione che andrà in porto. La Juventus forse sta solo cercando di capire quanto può valere il giocatore in chiave futura o di fare opera di disturbo, chi lo sa. Fatto sta che adesso vediamo chi sono i trequartisti, in realtà sono ali destre più forti tra questi quattro. Partiamo con i dati anagrafici. Federico Chiesa, 25 ottobre 1997, deve compiere, quindi ha 20 anni, deve compiere 21 anni. Simone Verdi, 12 luglio 92, 25, va per i 26 anni. Matteo Politano, 3 agosto 93, 24, compirà presto 25 anni. Federico Bernardeschi, il 16 febbraio scorso, ha compiuto 24 anni perché è del 94. Chiesa, in questo momento, è quello che ha la valutazione più alta, 45 milioni. E la cosa curiosa è che a gennaio 2017, non 2018, a gennaio 2017 era quello con la valutazione più bassa, 2 milioni di euro. Verdi vale 25 milioni, a gennaio 2017 aveva una valutazione di 3 milioni di euro. Politano vale 22 e aveva sempre a gennaio 2017 una valutazione di 5 milioni di euro, quindi l'exploit più grande l'ha fatto Chiesa. Bernardeschi ha una valutazione di 40 milioni di euro. In realtà il suo exploit lo considererei da gennaio 2016, perché poi il suo trasferimento importante lo ha già avuto nella scorsa stagione e valeva a gennaio 2016 15 milioni. Chiesa è destro, Verdi è ambidestro in una maniera eccellente, Politano è mancino e Bernardeschi pure. Anzi, tutti e quattro sono ali destre, trequartisti destri, ma possono comunque essere impiegati anche come trequartisti centrali, a volte sinistri. In realtà, quello che meglio può essere utilizzato su tutti e tre i ruoli è Simone Verdi. Passiamo ai dati. Io ho preso i dati per 90 minuti, quindi partite ideali da 90 minuti, della stagione 2017-2018 di Chiesa, Verdi e Politano, della 16-17 di Bernardeschi, perché Bernardeschi ha giocato solo 19 partite in Serie A la scorsa stagione, mentre 30, circa 30, come gli altri tre, quindi siamo su una base di circa 30 partite in stagione in Serie A, sulla cui base faccio questo confronto. E allora,
Percentuale di passaggi completati sono tutti e quattro sullo stesso livello, 78% Chiesa, Verdi e Bernardeschi, 75% Politano, ma diciamo che su questo livello tecnico si equivalgono abbastanza chiaramente. Sono gli altri dati che mostrano lo sbilancio, lo sbilanciamento di valore. I K-Pass, passaggi chiave, vince nettamente Bernardeschi con 2,08 a partita. Chi si avvicina di più è Politano con 1,88. Buon punteggio, 1,6 per Chiesa. Il peggiore in questo caso è Verdi, 1,38. Assist, vince Verdi, 0,10 Chiesa, 0,14 Politano, 0,16 Bernardeschi secondo, Verdi 0,33. Chance create, anche qui vince Bernardeschi e le vincerà quasi tutte, ve lo dico, 2,23. Al secondo posto c'è Politano con 2,02. Ultimi Chiesa e Verdi con 1,7 chance a partita. Sui gol vince Bernardeschi 0,43. Al secondo posto Verdi e Politano con 0,29. Ultimo Chiesa con 0,20. Per quanto riguarda poi anche i gol da fuori area, importanti per un trequartista. Vince Bernardeschi con 0,16, al secondo posto molto vicino Verdi con 0,14, 0,11 a partita per Politano e solo 0,03 per Chiesa, che da questo punto di vista è il più attaccante dei quattro. Per quanto riguarda la shot accuracy, quindi la precisione nei tiri, vince, stravince Bernardeschi 62%. Secondo posto Politano 55%, terzo Verdi 43%, ultimo Chiesa 35%. Passiamo agli 1 contro 1 sui quali vince Simone Verdi con 64,71%. Al secondo posto c'è Politano 58 e 56, poi Bernardeschi 55 e 56% degli 1 contro 1 vinti, riusciti. Ultimo ancora una volta Federico Chiesa con 52 e 99%. Ultimi due dati, percentuale di duelli vinti, considerati duelli aerei e non aerei, vince Bernardeschi, sembra quasi un hashtag ormai, vince sempre lui, 52,53. Al secondo posto molto 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 vicino Verdi con 52,34, praticamente è un ex aequo. Al terzo posto, stavolta non è ultimo Chiesa, perché c'è lui 46,40, ultimo Politano con 45,58 e che più o meno comunque si avvicina a Chiesa. Qui abbiamo quasi un duello per il primo posto e un duello per il terzo e quarto. Chiudiamo con la disciplina, i cartellini, il più disciplinato è Politano che prende 0,04 cartellini a partita, lo stesso numero per Verdi che forse però ha fatto più presenze, quindi vince in questo senso per una questione formale Matteo Politano. 0,20 cartellini gialli a partita sia per Chiesa che per Bernardeschi. Allora, questi sono i numeri che dicono chiaramente che il più forte dei quattro è quello che la Juve ha già comprato ed è Federico Bernardeschi. Lo dicono i numeri. I numeri dicono anche che Politano e Verdi sono due molto forti. Subito dopo Bernardeschi, ma forse Verdi, anzi sicuramente Verdi, ha qualcosa in più, qualcosina in più sul piano, secondo me, dell'equilibrio, ma più che altro della costruzione di gioco, perché vince, a differenza di Politano, sugli uno contro uno e sugli assist. Il peggiore di tutti è proprio Chiesa, paradossalmente quello che ha avuto il più grosso exploit di valore di mercato e quello che adesso ha il valore di mercato più alto. Se volete la mia opinione su Chiesa, al di là dei numeri che sono oggettivi e incontestabili, è stato eccessivamente pompato dai giornali, da una stampa, amica, non amica sua, non amica magari del padre, ma amica dell'immagine del calciatore Federico Chiesa. C'era la necessità, evidentemente, nella stampa calcistica italiana, nel giornalismo calcistico italiano, di inventare un gioiello lì dove non c'è. Non voglio dire che Chiesa sia scarso, Chiesa ha le sue grosse doti e qualità, ma in questo momento, secondo me, è il meno completo di questo reparto di trequartisti destri, ali destre, del calcio italiano, del giovane calcio italiano, del calcio italiano del futuro, perché, come vi dicevo, il più anziano è Verdi che deve ancora compiere 26 anni. E Chiesa è il più giovane in assoluto da questo punto di vista, perché ha 20 anni, ne compirà 21, ha sicuramente più ampi margini di miglioramento e forse pesa la sua giovane età rispetto agli altri sul suo valore di mercato.
Però secondo me è spropositato quello che si è detto su Federico Chiesa e anche le sue prospettive appunto di mercato di acquisto anche da parte della Juventus, addirittura a 60 milioni. Spero sinceramente di no. Fatemi sapere come la pensate, un duello, anzi non è un duello, è un confronto perché sono quattro, il duello si fa a due, è un confronto veramente interessante. Sono convinto di non darvi la risposta definitiva, ci sarà da discutere. Potete dirmi la vostra, anzi fatelo, vi invito veramente a farlo nei commenti, anche fornendomi ulteriori dati e spunti per evidenziarmi chi secondo voi è il più forte tra Chiesa, Verdi, Politano e Bernardeschi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per ricevere le notifiche sui miei nuovi video, cliccate like al video se vi è piaciuto, non cliccate dislike se non vi è piaciuto perché se non vi è piaciuto vi basterà passare oltre e ci vediamo presto, anzi guardate i link nella descrizione che vi rimandano ai miei profili social e sempre Forza Juve!